Eccoci qui di nuovo in studio. So, Domenico, che hai delle curiosità. Abbiamo già iniziato a vedere alcuni tratti del film. Sì. Abbiamo capito che si tratta di un giovane della Sardegna, che preferisce, come dire, cercare una scorciatoia piuttosto che lavorare come gli altri componenti della famiglia, quindi si immette in questa strada un po' pericolosa e finisce in un carcere minorile. Sì, e poi in una comunità di recupero dove appunto incontra il personaggio interpretato da Valentina. La cosa molto interessante è che il film è stato girato proprio sui medesimi luoghi che hanno poi più o meno ispirato anche il film di Massimo, il libro di Massimo Gallotto e il film, cioè questa comunità di Don Ettore. Come ti sei sentita tu? Sarei stata sicuramente molto ispirata dall'aver avuto come location, come set naturale. Ma non solo come location, in realtà il privilegio è stato quello di poter lavorare con i ragazzi che stanno nella comunità, che sono effettivamente dei detenuti minori che hanno questa forma, diciamo, di detenzione particolare. Hanno la possibilità, una volta scontata una parte della pena, di scontarne l'ultima parte in questa comunità. Diciamo, gli unici attori eravamo io e Nicola Adamo, è il suo primo film, quindi anche per lui era abbastanza una sorpresa. E il fatto di essere a contatto con queste persone, con questi ragazzi, è stato più che un'ispirazione, è proprio un regalo, perché si doveva solo stare lì e stare con loro e allora tutto veniva naturale, si capiva tutto. Io avevo 3.000 sensi di colpa rispetto al rischio di dare una rappresentazione della realtà fasulla. Pensavo, non sono mai stata in carcere, non so niente. Sono lumaca. Perché non usciamo da soli a te stasera? Tu sei matto. Dai, glielo dico io a quell'altra di levarsi dalle palle. Quell'altra si chiama Sara e viene con noi. Dai, mi porti al mare. Sa che tu hai ancora voglia di scappare, Finisci tu, per favore. Ecco, quindi siamo tornati in studio ad Iceberg, Valentina Carnelutti, Jimmy della Collina, quindi nasce un rapporto tra te e Jimmy? C'è un rapporto che non è quello che abbiamo visto in questa clip. E non posso dire molto, però il tipo di rapporto che nasce tra una persona che lavora in una comunità, tra una volontaria e un detenuto, non è un rapporto sentimentale in quel senso. È un rapporto molto profondo, ma che direi che è la cosa più lontana da quello che abbiamo visto. Domenico, che cosa ti ha colpito di questo film? Ma mi ha colpito anche, riguardo a quello che ci diceva prima appunto Valentina, sul fatto che il suo personaggio è comunque un ex detenuta, quindi è una donna che ha vissuto un grande dolore. E questa dichiarazione del regista, che diceva appunto ci sono mondi che sembrano lontanissimi da noi, nonostante siano dietro l'angolo, le comunità di recupero, il carcere, eccetera. Tu stessa come parti per affrontare un personaggio del genere, che comunque è a te alieno, come più o meno ci dicevi prima, cioè cerchi una comunanza o appunto la distanza, la cosa più lontana da te? Io penso di lavorare un po' sempre nello stesso modo, o almeno ci provo, e cerco di togliere da me tutto quello che non c'entra con quello che vado a fare. Cioè, quando leggo un copione, cerco di individuare delle cose che sono i nuclei della persona che devo raccontare, e di togliere da me tutto quello che non ha niente a che vedere con quello, e di arrivare più nuda possibile, perché poi il lavoro viene dal luogo, dagli altri, dalle cose che si devono dire, e più si arriva nudi e meglio è. In questa occasione sono stata fortunata, nel senso che pioveva sempre,
eravamo scomodi, faceva freddo, eravamo nella comunità, abbiamo girato dentro al carcere minorile di Quartuccio, che è un carcere molto speciale, ma è sempre un carcere con le porte che si chiudono, e quando tu vai via la sera e vedi i ragazzi che rimangono dentro ti viene da piangere. Arrivare nuda in questa situazione qui è stato la metà del lavoro. Benissimo, adesso speriamo che un grandissimo lavoro lo faccia il pubblico andando a vedere Jimmy della Collina, un film che è sicuramente interessantissimo. Noi ringraziamo Valentina Carnelutti, ringraziamo Domenico Vitucci. Grazie a voi. Grazie a te, grazie. Invitiamo il pubblico ad andare a vedere Jimmy della Collina. Paolo, c'è l'appuntamento con la musica, vero? E quindi Ghost, Farfallina. Ascolti la musica mentre sogni l'America, da sola al buio aspetti un'alba che ti illumina, illusa da quell'idea, delusa vuoi andare via, in questa notte fredda confidi al mondo la tua fragilità, ma il tempo passato è un sogno già vissuto, hai bisogno solo di trovare la tua stella, meravigliosa fonte di calore. In quella stanza invadi la tua mente con quei pensieri confusi, quei dubbi nascosti nell'anime un po' misteriosi. Non è la rabbia a farti vivere, ma solo nebbia che non ti libera. La vita, sai, è unica e vivila. Il tempo passato è un tempo già vissuto, hai bisogno solo di trovare la tua stella, meravigliosa fonte di calore, tutta per te. Hai bisogno solo di volare su una stella, di sentire forte il batticuore, farfallina vieni qui e vola. Fabrizio Brugnoni vi attende nella sua showroom di via Nettunense 23-25. Troverete strumenti musicali, editoria, accessori e tanti pianoforti. Accordature e restauri, ma anche vendita. Da Brugnoni Pianoforti, 06-93-54-7715. Per maggiori informazioni, www.brugnonipianoforti.com. Brugnoni è anche scuola di musica, omaggi e trattamenti particolari per i telespettatori di Iceberg News.